cambiamo argomento, parliamo delle gravidanze multiple, dei gemelli in pratica. Perché oggi ne nascono tanti? È il risultato soltanto della fecondazione assistita? Ascoltiamo un esperto. Essere una mamma di due gemelli è una cosa molto speciale. Invece di essere una gioia, sono tre gioie. Doppio o triplo fiocco, rosa o azzurro che sia. Un evento raro fino a qualche anno fa, sempre più frequente negli ultimi tempi. Sono i numeri a dirlo e a suggerire un legame tra le gravidanze gemellari o addirittura multiple e la diffusione delle tecniche di fecondazione assistita. Più di 30.000, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i bambini nati così dal 2005 in poi. Una gravidanza gemellare si ha naturalmente uno su 80 bambini, mentre invece una trigemellare uno su 6.400. Attraverso la fecondazione in vitro, ogni 100 bambini nati, il 25% è una gravidanza gemellare e il 4-5% è una gravidanza trigemellare. Avendo fatto fecondazione assistita abbiamo impiantato 3 embrioni, perché visto che è un po' avanti con l'età, perché avevo 40 anni, e tanti anni che aspettavamo, credevano che non attecchivano. Sono attecchito tutte e tre ed è stata una grande gioia. Perché attraverso la fecondazione assistita vengono trasferiti più embrioni all'interno della cavità uterina. Questo per ottimizzare il successo chiaramente del trattamento. Però diciamo subito che esistono delle linee guida per cui il medico si deve attenere a trasferire il numero giusto di embrioni a seconda dell'età della donna. Linee guida, protocolli e soprattutto i vincoli previsti dalla legge 40 che dal 2004 disciplina la procreazione medicalmente assistita. Ma il quadro di regole, per la verità, è stato sostanzialmente modificato da una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato alcuni punti dell'articolo 14. Prima si formavano 3 embrioni, noi dovevamo trasferirli tutti e 3 e questo comportava un aumento del rischio di gravidanza trigemellare, che è la più rischiosa soprattutto in donne giovani. Oggi noi possiamo fare un transfer elettivo che può riguardare 1 o 2 embrioni, quindi cautelando la paziente ed avendo sicuramente una gravidanza più naturale. Dopo l'intervento della consulta nel 2009, lo scenario è cambiato. C'è la possibilità di fecondare più ovociti, crioconservare, cioè congelare, gli embrioni non impiantati ed eseguire la diagnosi preimpianto in caso di rischio di patologie genetiche. L'unico vincolo rimasto per il momento è il divieto nel nostro paese di fecondazione eterologa, seme oppure ovulo esterni alla coppia. Fuori dal limite dei 3 embrioni, la fecondazione assistita potrebbe così portare ad un numero minore di gravidanze gemellari o multiple, un percorso comunque più complesso da gestire. I controlli il più delle volte sono sì quelli di routine, ma vanno fatti con maggiore frequenza. Ogni 15 giorni mi facevo l'ecografia, mi facevo i controlli, fino a 33 settimane e mezzo. Fortunatamente è una gravidanza che è andata molto bene, senza problemi. Comunque io ho lavorato fino all'ottavo mese. Le persone che mi dicono sono belli però, io dico sono più belli che però, sono belli.